E là ragazzi, evviva, primo video impacchettamento dell'anno! Il primo, vero? Sì. Allora intanto sappiate che questo è l'ultimo video in cui dovete vedermi con questa ricrescita allucinante. Perché, quando è uscito questo video in realtà le sono già andate a fare le unghie. Quindi finalmente basta con questa tortura per gli occhi. E niente ragazzi, oggi, madonna quanto mi piace questa visuale. Oggi andiamo a fare un nuovo video impacchettamento e dal restock di lunedì. E niente, grazie a tutti come al solito, non ce la posso fare, e per gli ordini, e niente, adesso cominciamo subito. Allora partiamo dal primo ordine, che è di Chantal, che ha preso un anello in acqua marina, sono questi qui, allora eccolo qui. Mi piace tantissimo perché è molto semplice ma molto delicato. E poi vabbè, è azzurro, io adoro le pietre azzurre. D'inverno non ho molte cose azzurre da indossare, ma quando c'è la temperatura media, quindi maglioncini leggeri eccetera, ho varie combo di vestiario da mettere con l'azzurro e top. E questo mi fa ricordare che io non ho tenuto uno di questi anelli per me, male malissimo, dovevo tenerne uno per me. Poi la nostra amatissima pesca a sorpresa cristalli. Questa volta non erano tantissime perché sto finendo le cose da metterci, appunto. Dovrei inventarmi qualcosa e comprare altre cose, ovviamente. Allora, peschiamo una pallina. Eccoci qua. Ok, questa volta nella pesca sorpresa c'erano sia gioielli che pietre, era un mix, e ha vinto l'anello con la labradorite a conchiglia. Ma non era conchiglia, era tartaruga. Mi sono accorta adesso che ho scritto una cavolata, va bene. Che è questo qui, molto carino, il colore è oro rosa, come vedete la labradorite è riflessi blu. E spero che si veda, appunto, non so perché ho scritto conchiglia, raga, questo è palesemente un guscio di tartaruga molto particolare. Però sì, ho scritto conchiglia, boh, non lo so raga, non lo so. Come vi dicevo, non ce la posso fare. Ultimamente sto peggiorando anche con la questione che io sbaglio sempre i termini. A volte mi viene in mente una parola che voglio dire e poi non riesco a dirla perché non mi viene quella parola specifica. Non è una bella cosa, credo. Bene. E la torre in occhio di tigre. Forse qui con più luce si vede meglio. In teoria metti a fuoco, mi scusi, grazie. Bene, biglietto da visita, stickers. In omaggio metto un quarzo rutilato, un diaspro rosso molto particolare. Guardate che bello. E un'avventurina verde. Forse se inquadro un po' più giù si vede l'ordine. Ecco, meglio. Laura ha ordinato questo anello che è veramente bellissimo. È in ceruite, questo è quello a goccia. Spero che si veda perché appunto... Non lo so, non vedo una grande luce, ma bisogna anche dire che il mio cellulare la luminosità è un po' bassa. È bellissimo ragazzi, veramente stupendo, ottima scelta, mamma mia, veramente bello. Anche qui, biglietto da visita, stickers, in omaggio una Agatha Crazy Lace e un'avventurina verde. Ora facciamo insieme gli ordini di Valeria, che ha preso un bracciale con le chips ignolite, sembra molto particolare con questo colore che è un mix tra viola e blu. Della fluorite verde barra blu, è un mix molto bella, così si vede forse sì. Quarzo rosa e labradorite bianca. La sfera in quarzo ialino ed anche l'ultima di queste sfere con labradorite bianca e pietra del sole, era di uno degli scorsi restock. Metto biglietto da visita e sticker che è caduto. In omaggio metto poggia sfera e qualche pietra burattata. In omaggio. Tilde ha preso questa meravigliosa torre in mocaite. Mi fanno sempre impazzire, ragazzi. Queste sfumature sono bellissime. Biglietto da visita e stickers. E anche qui un paio di pietre burattate. In omaggio. Sara ha ordinato questa collana con la fetta di agata nera, che è da mettere in un ordine aperto, quindi gliela metto subito. Rossana ha ordinato un anello di questi qui con il quarzo ialino a cuore, molto bello, molto elegante, anche se molto semplice. Ed anche lei uno di questi qui bellissimi con l'acqua marina.
biglietto da visita, stickers. In omaggio metto una ametista chevron ed una sodalite un sacco scura. Quest'ordine di Carola, e anche questo è un ordine aperto, quindi per il momento non è da spedire e per gli omaggi aspetto di avere l'ordine completo. Ha ordinato questa torre di amazzonite, che come vedete ha un po' di quarzo pomè. Pesca sorpresa cristalli. Giade di Agata numero 2, che è questo qui. Guardate che non si vede quasi niente con questa luce, ma è molto bello. È agata grigia con un po' di corniola, molto carino. Ossidiana nera, ossidiana fiocco di neve, diaspro zebra, mocaite, una chite. Ragazzi, non so se è mai successo, a metà video cambio unghie. Ops. Eccole qui, sono di questo colore meraviglioso e come vedete hanno dei glitterini che in realtà sono tipo arancioni, ci stanno strabene, mi piacciono un sacco. E direi che era ora. E niente ragazzi, proseguiamo con l'ordine di Francesca, che ha ordinato un bracciale con le perle in agata orca. Sempre in agata orca la fiamma e la torre in mocaite C. Tra l'altro l'ordine prima di questo non l'ho fatto vedere perché era un ordine molto grande, l'ho messo su vari social e non credo che lo riuscirò a mettere qui negli shorts perché sarà sicuramente più di un minuto. Gli shorts di YouTube sono davvero troppo short, sono troppo corti perché un minuto è davvero poco. Però vi ricordo che anche se non li faccio da un po', metto di solito delle compilation qui con i video degli altri social e non li metto da un po', ma sono sicura che mi faranno comodo, soprattutto magari quando un giorno finalmente riusciremo a prendere casa e traslocare eccetera. E in quel periodo ho veramente zero tempo per i video, quindi quelli sono super veloci, super comodi. E dicevo, divago sempre, biglietto da visita e stickers, e prendo una manciatina di pietre in omaggio, eccole qua. Anzi, aggiungo anche questo quarzo rosa, bello grande. Emma ha ordinato uno di questi bracciali con il quarzo rosa, uno di questi con le chips in ametista, quarzo rosa e quarzo ialino, e me ne è caduto uno in mezzo all'ossidiana. Una calcite caraibica piccolina e la torre in amazzonite C. Biglietto da visita e stickers, guardate che carino questo, con la monetina. Ed anche qui alcune pietre burattate in omaggio. Ora facciamo l'ordine di Gaia, che ha ordinato un diaspro zebra, è super particolare questa pietra, un sacco bella, una mocaite, aragonite blu, una drusina e l'ultima torre in amazzonite, bellissima, guardate che bel colore, così forse si vede anche meglio, non sono sicura. Metto biglietto da visita stickers e pietre burattate in omaggio. Monica ha ordinato due palline della pesca sorpresa cristalli, una e due. Allora, pallina numero 1, calcite pistacchio grezza, eccola qui, è un pezzo gigante, guardate la differenza con la pietra burattata, è un pezzo veramente molto molto grande, guardate che belle bande che ha, veramente un bel pezzo. Spero che le piaccia, lascio qua il bigliettino che glielo metto. Poi pallina numero 2. Ossidiana nera grezza, due pietre grezze, molto molto bene, un bel abbinamento. Ecco qua il pezzo, anche questo bello grande. Vi ricordo sempre che l'ossidiana è letteralmente vetro naturale, vulcanico. E quindi essendo vetro è tagliente, quindi mi raccomando, quando avete tra le mani dell'ossidiana grezza state molto attenti perché potreste tagliarvi appunto. Biglietto da visita, stickers, quarzo ielino e quarzo rosa in omaggio. Voglio spiegarvi un attimo una cosa, io ho iniziato questo video il giorno dopo il restock, che era martedì. Ho detto vabbè, faccio tutto con calma, tanto il giorno dopo, cioè mercoledì, non sarei riuscita a farlo uscire perché registrare il video tutto di corsa non volevo. Ma la mattina dopo comunque non avrei potuto continuarlo perché dovevo andarmi a fare le unghie. Quindi ho detto va bene, quindi uscirà giovedì, posso fare con calma.
In realtà è stato proprio così, perché sì, la mattina sono andata a farmi le unghie, quindi ho fatto veramente poco, e il pomeriggio non sono riuscita a lavorare, perché chi mi segue su Instagram avrà visto, ho passato il pomeriggio al pronto soccorso, niente di grave, una cosa piccolina di ricchi già risolta, non vi preoccupate, però appunto non ho potuto lavorare, quindi io, voi state vedendo questo video giovedì pomeriggio, se lo guardate appena uscito, per me è giovedì mattina, e tutta questa tiritera per dirvi: sto per chiuderlo, faccio ancora un ordine o due e poi lo chiudo. Quindi secondo me è durato un po' poco, ma ci sono stati degli imprevisti appunto, e quindi non sono riuscita a registrarlo, a registrare di più. E pubblicarlo domani mi scoccia, voglio pubblicarlo oggi. Già l'avrei voluto pubblicare ieri, ma domani no, è troppo. Quindi, ora facciamo l'ordine di Martina. Martina ha ordinato un anello in Larimar, questo qui. Guardate che bello, è a forma di cuore, davvero molto molto bello. Torre in ametista chevron, guardate che bella che è, ha delle bande veramente bellissime. Ed anche uno di questi piccoli poggiasfera a corona argentato. Qui biglietto da visita e stickers. E anche qui alcune pietre burattate in omaggio. E niente ragazzi, come vi dicevo, devo chiudere il video, altrimenti non faccio in tempo ad editarlo, e spero che sia stata una lunghezza decente, e nel caso, vi prego, ogni volta che mi scrivete "ah, non era abbastanza lungo", io ci rimango malissimo, perché io ci metto l'impegno, però scusate se ve lo dico, ma sembra che non vada mai bene niente, molto onestamente, e quindi spero che vi vada bene, e niente, noi ci vediamo presto al prossimo video, adesso continuo a fare tutto, ciao!